prendono in prestito. Cerchio e seno attraverso NT Alexander. Noi siamo dei fratelli disincarnati che prendono in prestito un corpo materiale per poter comunicare più agevolmente con tutti voi. E quando ci è possibile aiutarvi con i consigli o con interventi diretti, lo facciamo con tutto l'amore che, quando siete incarnati, non si concepisce. L'amore, che termine stupendo! Quando si è in terra, nella materia, si intende spesso per amore una forma di esaltazione, una gratificazione del proprio io, in quanto per amore si intende l'affetto per gli altri. Ma questo affetto è sempre condizionato o a legami di parentela o ad attrazioni fisiche. Oppure per amore si intende quel sentimento che unisce la madre al figlio. Ebbene, anche l'amore materno è una forma di egoismo. Questo lo comprendete? O vi è sconosciuto ciò che dico? Anzi, questa espressione di amore in natura è la forma più egoistica. Ma se non ci fosse questo stimolo così potente, questa mirabilia della lungimiranza della natura, sarebbe pesante fare i genitori, le mamme, vero? Mentre con questo spontaneo e istintivo desiderio di amore, ecco qua una madre può avere il giusto rapporto con la sua creatura. Ma questo nel mondo animale. Voi, pur appartenendo al mondo animale, siete entità che hanno salito un gradino nella scala evolutiva e siete in grado di trascendere la natura animale, che riguarda il vostro corpo. Spesso è difficile farlo, spesso riprendono il sopravvento gli istinti e le pulsioni, e allora è difficile per lo spirito incarnato nella matrice umana superare certe prove. Quindi quando noi desideriamo aiutarvi, lo facciamo in nome del giusto amore, che poi è quello che impregna tutto l'universo ed è quello che in definitiva scaturisce dalla divinità. Noi non chiediamo controparte, se non quella di far sì che voi possiate trarre un beneficio e far tesoro di queste esperienze, che non devono diminuire il vostro sentimento religioso. Non c'è inconciliabilità tra queste esperienze e il sentimento religioso, anzi, vi dirò che proprio in nome di quell'amore universale voi aiutate noi a liberarci da scorie terrene, come è accaduto per me, per Antonello, per Amedeo e ancora di più per Isabella. E noi aiutiamo voi a farvi capire, almeno con ragionevole accettazione, che la verità è molto più vasta e che c'è una realtà che va oltre la realtà quotidiana della materia.